Al grattacielo di via Pisa gli inquilini hanno paura. Da un anno e mezzo si cerca di risollevare sia economicamente che socialmente un contesto non facile, spesso teatro di episodi di cronaca e altrettanto spesso tirato in causa da questa o quella forza politica. La voce che qui si siano trasferiti i primi 5 migranti negativizzati dell'ex caserma Serena è vissuta come l'ennesimo schiaffo a una realtà già penalizzata. La popolazione abitante residente è anziana e noi siamo preoccupati. Perché gente qua tutti i giorni arriva con 10 e 20 e 10 e dopo andare figli a cambiare gente, non mi avviene questa cosa. Come io devo fare? Perché anche io ho paura. Io ho bambini che... perché adesso con tutto è pericoloso. Io non sono razzista, non lo so se sono nigeriani, se qualsiasi paese. Però cosa noi dobbiamo fare qua, adesso? Perché io voglio capire, perché non lo so cosa loro dobbiamo fare, se vieni qua o no. Perché ho un bambino di 5 mesi, di 2 anni, di 7 anni. Cosa deve fare? Toni accesi in cui si intersecano anche altre problematiche di più lunga data, dal degrado all'insicurezza fino ai complicati rapporti di vicinato. Un equilibrio delicato che i timori legati ai nuovi inquilini rischiano di infrangere. Non è questione di razzismo, per carità di Dio. Io non sono razzista e mai mi sono dichiarato razzista. Però voglio la sicurezza della mia famiglia, dei miei vicini e tutto qua. Stiamo degenerando, cioè noi abbiamo paura per le nostre mogli, per i bambini,